Lo sport nella mia vita è ormai una parte integrante di essa e oltre che una passione è diventata una professione ed è una componente molto importante di ciò che mi definisce. Ho scelto questa disciplina quasi per caso perché il nuoto è sempre stato l'unico sport che potessi praticare, specialmente quando ero più piccolino e la mia condizione clinica era un po' più grave, un po' più severa. L'acqua era l'unico ambiente che mi permetteva di fare attività fisica senza mettere a rischio, quel mio femore che all'epoca era fragile come un cristallo e rischiava di spezzarsi ogni due per tre. Nel mio percorso sportivo le persone più importanti sono state in primis Massimiliano Tosin, il mio allenatore, e Federico Morlacchi che è stato il mio compagno di squadra e tuttora il mio compagno di nazionale ed è stato un mentore nonché un fratellone maggiore che mi ha fatto crescere e mi ha aiutato a diventare quello che sono, insieme al lavoro di Max, di Miki, la mia altra allenatrice, della Pola Varese, la mia società e di ovviamente tutti i miei sostenitori, dalla mia famiglia e i miei amici. Una cosa che amo del mio sport è la condivisione dei momenti con tantissime persone che sono accomunate dalla stessa passione e anche il poter girare il mondo tra competizioni e meeting internazionali e mi ritengo molto fortunato. Una cosa che non mi piace moltissimo del mio sport a volte è la fatica quotidiana e i vari dolori da allenamento, ma fa parte del gioco, la vita non è tutta rose e fiori, perciò questo è il bello. Se dovessi scegliere un atleta che mi ispira molto, dovrei andare per Kobe Bryant, perché la sua Mamba mentality è un modo di pensare la quotidianità, specialmente nell'ambito sportivo, che mi piace molto e nella quale mi ritrovo abbastanza e che mi ispira a dare sempre di più nella mia quotidianità. Se non avessi fatto l'atleta, probabilmente starei studiando ingegneria meccanica come sto facendo adesso. Avrei probabilmente dato qualche esame in più e coltiverei le mie passioni parallele come le sto coltivando tuttora, perciò il disegno, il videomaking, eccetera, eccetera. Ancora non lo so per bene, non so cosa farò domani, però una volta terminata la carriera penso che mi piacerebbe appunto lavorare nell'ambito ingegneristico. Sto studiando ingegneria meccanica e spero di avere una laurea e di poter lavorare in quel settore e anche magari pubblicare qualche libro, qualche fumetto di mie illustrazioni, che anche quello è un piccolo sogno nel cassetto che ho da quando sono piccolino. Il momento sportivo più bello, un po' più memorabile, il mio primo oro mondiale nel 2017 a Città del Messico, il quale ho dedicato a mio nonno Gigi, che era venuto a mancare pochi giorni prima dell'inizio delle gare, e quella gara avrà per sempre un significato molto importante per me. Non ho alcun portafortuna o gesto scaramantico nello specifico. Prima di una competizione ho una mia routine che seguo e niente. La notte prima di una gara è difficile trovare un pensiero solo. Ci sono mille pensieri che ti balenano per la testa e il pensiero principale che cerca di rimuovere tutti quelli negativi è di rilassarsi e concentrarsi su quello che si vuole fare il giorno dopo. Quest'anno di pandemia è stato molto tosto per me, come per tutti noi, penso. È stato difficile perché noi come persone siamo abituati a una socialità che ci è stata tolta dall'oggi al domani ed è stato secondo me un colpo molto duro che ha colpito psicologicamente tutti noi. E lo sport personalmente mi ha aiutato, specialmente nei primi lockdown, ad avere una scusante, è brutto da dire, ma un modo di uscire di casa e di fare qualcosa che ti permettesse di portare la mente altrove da quella quotidianità stressante e molto oppressiva, se così si può dire. Prima di tutto bisogna arrivare alla vittoria, prima di poterla dedicare, però se dovesse arrivare la dedicherei a tutte le persone che mi sono state vicine in questo mio percorso sportivo, dalla mia famiglia, al mio allenatore, ai miei compagni di squadra, alla mia società e tutti i miei amici e le persone che mi hanno aiutato in questo percorso. Ce ne sono tanti di avversari, ma l'avversario forse più temibile, per quanto possa essere scontata o cliché come risposta, sono me stesso, perché è l'unico avversario che posso controllare ed è ciò che lo rende ancora più
preoccupante. Ah, invitarli a cena li inviterei tutti i miei avversari, perché fuori dall'acqua penso di essere in buoni rapporti con tutti, perciò dal primo all'ultimo. Ah, in cucina sono molto fantasioso, non sono sempre bravissimo, però se dovessi scegliere un piatto per far colpo sui miei avversari, farei o le lasagne o il tiramisù, che sono due dei piatti che ormai è appurato mi escono bene. Per il post Tokyo 2020, sì, il mio piano da 4 anni a questa parte era quello di tornare in Australia per potermi ricongiungere con tutti i miei amici che ho conosciuto durante il mio 4 anno di liceo all'estero, che ho fatto vicino a Sydney, e cosa che purtroppo penso sarà molto difficile, perché l'Australia ha ancora una politica molto rigida, confini chiusi, vari lockdown, però per il momento andrò in Sicilia con Alberto Amodeo e altri miei amici e andrò a visitare tutti i miei parenti e i miei amici che ho un po' trascurato per questioni di sicurezza in questi ultimi mesi. In un ipotetico talent, se dovessi scegliere una performance non sportiva, la prima è il disegno, perché è la mia passione prima ancora che iniziassi a nuotare e nella quale penso di essere anche bravino. E se dovessi scegliere una cosa così un po' più per ridere, le mangiate sportive, anche su quello, sulle abbuffate me la cavo, secondo me. La mia serie TV preferita, probabilmente una tra Brooklyn Nine-Nine e Modern Family. Un brano Close to You cantata da Mario Biondi, un brano della mia playlist a caso. La parola resilienza è una parola che mi accompagna un po' da tutta la vita, diciamo con significati e connotazioni un po' differenti. Adesso più sportiva, quando ero più piccolo e molto di più sotto i ferri, nelle sale operatorie, un po' più dal punto di vista personale, però è una parola che significa molto e che penso sia forse una delle mie componenti che mi rendono quello che sono adesso.